crisi, sì. Abbiamo questa immagine idilliaca degli umanisti che passeggiano tranquillamente nei giardini di Firenze, ma è un'immagine falsa. In realtà la prima volta che Petrarca e Boccaccio si sono incontrati a Firenze, la città era in preda alla prima crisi finanziaria dell'epoca e della peste. Quindi è interessante vedere che l'umanesimo è la risposta a queste situazioni di difficoltà. Ed è sempre in situazioni di crisi e di pericolo che gli umanisti hanno prodotto le riflessioni e i loro capolavori. Hanno costruito la nostra umanità, hanno cambiato il mondo. La cosa che colpisce maggiormente nei nostri nemici è che negano immaginazione, la fantasia e la bellezza. Le odiano. Le immagini su internet sono quelle di persone che insegnano ai bambini ad odiare la musica, a odiare la musica, a detestarla. Una delle scene più marcanti di Timbuktu, il film di un regista che lavora a Parigi, è quella in cui un gruppo di bambini gioca a calcio senza pallone, perché gli integralisti hanno vietato qualsiasi tipo di gioco, compreso il calcio. La musica, il teatro, il pallone, il calcio. Ed è per questo motivo che qualsiasi risposta agli attacchi deve contenere diversi ingredienti. La sicurezza, certamente, è chiaro, è ovvio, ma anche la cultura, l'educazione, l'istruzione. Non è possibile vincere solo con la sicurezza. Ed è per questo che ho annunciato questo investimento, un euro per la sicurezza e un euro per l'istruzione. Contro il terrorismo dobbiamo potenziare i dispositivi di sicurezza, ma dobbiamo ricordarci quali sono i valori occidentali, i valori del mondo intero, che sono i valori in cui noi faremo un investimento per il futuro. Ed è esattamente per questo motivo che prima di venire a Sorbona sono andata in un'università statale, quella di Bologna, poi sono stata a Humboldt, a Berlino, in Cile e altrove. Ho deciso di andare in Kenya perché sono stato colpito da ciò che è venuto a Garissa. Molti studenti sono stati uccisi dall'integralismo e dal fanatismo. Ho incontrato centinaia di studenti che dicevano no alle tentazioni terroristiche, che avevano scelto la via della crescita nella cultura. In Cile gli studenti dicevano con la loro presenza mai più la dittatura. Oggi, qui, alla Sorbona, dobbiamo dire che noi vogliamo resistere a qualsiasi minaccia esterna e siamo equipaggiati per resistere contro qualsiasi attacco e siamo pronti a lottare insieme per la libertà. Io penso che noi dobbiamo oggi avere il desiderio di continuare non solo a lavorare al di fuori dei nostri confini nazionali, ma anche delle nostre città. Io penso a quartieri metropolitani nelle grandi città della nostra Europa, che sono oggi diventati incubatori di odio. Di fronte alla tragedia del 13 novembre dobbiamo interrogarci sulle cause, sulle motivazioni profonde che hanno trasformato giovani europei in macellai, senza pietà, né per gli altri né per se stessi. Io sono stato colpito dall'immagine di quella giovane donna che è morta durante l'intervento della polizia a Saint-Denis. Guardando il suo profilo Facebook si vedono personalità diverse. Quando era piccola, un cowboy, una terrorista che porta il velo. Quindi due persone, due personalità contemporaneamente, come se ci fosse stato un momento preciso, un momento in cui questa giovane donna
non ha cercato più risposte nell'ambito della convivenza civile e ha pensato di trovarlo nel fanatismo. Eviterò qualsiasi malinteso. In quanto responsabile politico, io rivendico il diritto per lo Stato di difendere i propri cittadini a qualsiasi costo, utilizzando qualsiasi mezzo, senza cedere alla tentazione di un'apologia sociologica a basso costo. Tuttavia, in quanto cittadino, io stesso devo interrogarmi sulle cause per le quali alcune persone nate in periferia, nate nelle bidonville, che hanno studiato nelle nostre scuole, che hanno giocato nelle nostre strade, hanno potuto trasformarsi in automi armati. Perché? Perché tutto ciò? Dopo la carneficina dobbiamo andare alla radice stessa di questo male, di questo dolore, dobbiamo analizzare le cause per poter far fronte al nostro futuro di umanesimo e solidarietà. Dobbiamo trovare la possibilità di rispondere esattamente qui. E rispetto agli studenti del passato e quelli attuali, il male di cui non ci si rende conto sono i mali più pericolosi. Un grande europeo che ha fatto i suoi studi qui alla Sorbona e che oggi è una fonte di ispirazione per intere generazioni. L'uomo europeo si è nutrito di future, la mancanza di prospettive è una fame dello spirito, è una malattia e come ogni malattia deve essere curata prima che si possa diffondere nella società. Ai potenziali terroristi bisogna dare ciò che gli assassini hanno rubato alle proprie vittime il 13 novembre, un futuro in cui vivere insieme, francesi, italiani, europei. L'Italia e la Francia sono grandi paesi che tutti conoscono e amano come fattori di cultura e portatori di speranze. Dobbiamo oggi più che mai essere all'altezza della nostra storia. Lo faremo anche grazie a voi. La Sorbona rappresenta la reale grandezza di ciò che è l'Europa. Farne valori di educazione e ideali. Sono felice di aver potuto esprimere qui la parola del governo e del popolo italiano, in memoria di Valeria, di Guglielmo e di tutti gli studenti e gli insegnanti uccisi dal terrorismo, vi propongo di assumere qui tutti insieme un impegno solenne. Noi non rinunceremo mai ai nostri ideali, non rinunceremo mai alla nostra identità, noi non rinunceremo mai a vivere liberi, a vivere. La Sorbona ci insegna che la cultura è più forte dell'ignoranza e soprattutto la nostra cultura ci insegna che la bellezza è più forte, sempre più forte della barbarie. Viva la Francia, viva l'Italia.